Ciao Michael, allora siamo qui dopo una giornata intera passata per la prima sessione di coaching sull'unconventional personal branding, quindi come valorizzare la tua figura professionale per la tua attività. Raccontaci un po' che cosa hai realizzato oggi dalla sessione. Allora, è stata una sessione molto produttiva e molto molto interessante, nella quale innanzitutto sono andato a valorizzare quella che è la mia personalità, ma per fare ciò ho dovuto analizzare me stesso e capire quali potessero essere, quali sono le paure e blocchi che mi impedivano una comunicazione più diretta verso il mio target. Nel fare questo, oltre al discorso di analisi delle proprie paure, dei propri blocchi, anche un'analisi magari di metodo comunicativo. Ho scoperto che il metodo che utilizzavo, il linguaggio, era un linguaggio troppo tecnico e meno esperienziale, meno facevo fatica a far immedesimare l'interlocutore che era con me davanti a me in quello che volevo esprimere, i concetti che volevo appunto spiegare. E oltre questo, l'altra cosa fondamentale, soprattutto molto gratificatoria, è stata la definizione della mia mission, ovvero avevo tanta confusione su quelli che sono i miei servizi e i miei target, tanto che non avevo delle strategie ben definite da poter esprimere al target a cui volevo riferirmi nelle varie situazioni, rischiando di utilizzare un metodo comunicativo un po' approssimativo che voleva dire tutto ma voleva dire niente. Nel fare questo ho sottovalutato tanti aspetti di servizi e di potenziali messaggi che potevo e posso dare. Pertanto, identificare la mia mission non solo attraverso quello che è il servizio che vado a fare, cioè la creazione di eventi, ma creare degli eventi esperienziali che racchiudano all'interno, oltre alla parte della tematizzazione, anche la parte di un messaggio, quindi avere una vera e propria mission che vada a riprendere anche le linee guida dei 17 goal delle Nazioni Unite. Raccontaci questa mission, diccela, vai. Allora, come dicevo, la mia mission è, io innanzitutto mi sono identificato oggi non solo come un event manager, non sono un event planner, ma sono un expert local experience e anche un expert village experience, ovvero aiuto strutture turistiche, enti locali, consorzi nella realizzazione dei propri obiettivi, quindi sia nella prenotazione nell'aumento delle prenotazioni per quanto riguarda le strutture turistiche, nella fidelizzazione della clientela, nel dare un vantaggio economico rispetto alla competizione. Come faccio ad aiutare ad raggiungere questi obiettivi? Andando a creare degli eventi esperienziali che all'interno non siano solo degli eventi, ma vadano innanzitutto a coinvolgere anche il territorio, ma che possano chiudere dei messaggi, delle politiche di inclusione che fino ad oggi io vedevo come un mondo a parte, un mondo diciamo più sociale, mentre invece ho scoperto che queste politiche di inclusione possono benissimo sposarsi a quelli che sono i miei servizi e alle mie macro aree, ovvero l'area food, l'area pet friendly, l'area sport, il rispetto dell'ambiente e l'area LGBTQ. Cos'altro hai realizzato oggi? Quindi. Cos'altro ho realizzato oggi? Ho realizzato anche Ho realizzato che sta nascendo un nuovo Michael professionale, quindi sento di avere la mia identità a livello di business che so quello che posso dare e come lo posso dare. Come ti fa sentire questa cosa? Sicuramente pieno di energia, nonostante la sessione molto molto intensa. Proprio un'energia piena di spunti, tanto da dover un po' rivalutare tutto quello che sono state le mie strategie, le mie politiche fino ad oggi, perché
bisogna risettare, ripartire come un nuovo anno zero, pur mantenendo gli stessi servizi, perché non è che ieri offrivo servizi di organizzazione di eventi, oggi vendo banane, per dire. Sono sempre gli stessi servizi, ma ho capito come poterli vendere, come potermi rivolgere ai vari target e riuscire a creare quell'empatia che possa essere motivo di comprensione e che ci possa vedere in collaborazione. Grazie mille, Michael, per la tua Ringrazio, testimonianza. sono Ciao. contenta, grazie.